Ciao ragazzi, sono qui in compagnia di Damiano Ricci, il direttore marketing di BIM. Ciao Damiano. Ciao, ciao a tutti. Partirei chiedendoti un po' di illustrarci il listino che avete proposto per l'anno 2017, quali sono i titoli su cui avete puntato di più? Allora, beh, per noi il 2017 è un anno importante che affrontiamo sotto il segno della qualità, che è il segno distintivo della BIM distribuzione da sempre, da più di 30 anni. E cominciamo con il nostro film di Natale, che è un film francese, si chiama Il Medico di Campagna. È un film che in Francia ha fatto un ottimo incasso. Il protagonista del film si chiama François Cloisez, è il protagonista di Quasi Amici, quindi sicuramente un attore importante per un film che siamo sicuri, insomma, promette grandi emozioni. Adesso facciamo vedere il trailer a Sorrento e siamo sicuri che piacerà agli esercenti e poi anche al pubblico. Poi continuiamo, nella prima parte dell'anno abbiamo film di qualità importanti, sempre di marca francese, un altro film che è il nuovo film di Joaquin Lafosse, per la prima volta distribuito in Italia, con Bérénice Bejo e Cédric Kahn. Si chiama Dopo l'amore ed è il film che parla, diciamo, degli aspetti della fine di una relazione, gli aspetti anche pratici, economici, ma entra, diciamo, nel merito ovviamente di tutto quello che poi nell'animo di una persona esce nel momento in cui finisce un rapporto e bisogna, diciamo, chiudere una relazione in una maniera decente, ma allo stesso tempo anche con tutte le sofferenze che questo comporta. Poi andiamo avanti e abbiamo dei film importanti, uno dei quali è un film inglese, si chiama The Sense of an Ending, Il senso di una fine, tratto da un bestseller internazionale di Julian Barnes, che ha vinto anche diversi premi. È un film con Jim Broadbent, che è un attore molto importante e anche vincitore di un premio Oscar. E abbiamo, diciamo, adesso senza elencarli pedissequamente, però abbiamo parecchi titoli, tutti nel segno della qualità. Alcuni titoli che vanno, diciamo, fuori da questo seminato e che sono per noi dei titoli sicuramente importanti sono uno, si chiama La tartaruga rossa. È un film d'animazione che proprio ieri è stato nominato a quattro prestigiosi Oscar dell'animazione, gli Emmy Awards, e è un film prodotto dallo studio Ghibli. Per noi è una prima volta, diciamo, nella distribuzione di film dello studio celebre, insomma, che ha dato vita ai grandi capolavori del maestro Miyazaki. E lo proporremo come evento e poi successivamente in distribuzione, diciamo, nei cinema di qualità, e ci aspettiamo molto da un film che in Francia insomma, ha incassato più di 2 milioni di euro, che è una cifra sicuramente rilevante per questo tipo di animazione, che è un'animazione non mainstream, ma sicuramente ha delle caratteristiche molto molto interessanti che possono attrarre più di un target, diciamo così. Andando avanti abbiamo un altro film sicuramente sui generis per il nostro destino, ma a cui noi crediamo molto, si chiama Brutti e Cattivi ed è il primo film di Claudio Santamaria dopo la vittoria di David di Donatello e dopo il Gigolo, insomma, cioè il film che è stato un po' il film evento dello scorso anno. È affiancato da Marco D'Amore, la star della serie di Gomorra. Ed è un film che penso possiamo dire che si colloca dignitosamente e doverosamente in questa new wave di cinema italiano che con Gigolo con Veloce come il vento sta portando dei nuovi registi alla ribalta. L'ultimo, che insomma voglio menzionare, che uscirà nella prima parte dell'anno, si chiama Raden, non abbiamo ancora un titolo italiano, ma Raden in francese vuol dire tirchio, tirchiaccio, anzi un termine proprio anche un po' spregiativo, perché il protagonista è un super tirchione, un super avaro, interpretato da Danny Boone, quindi la superstar della commedia francese, l'autore di Giù al Nord e di tante altre commedie. In Francia ha fatto un ottimo risultato di box office, ha incassato più di 20 milioni di euro. E lo porteremo nelle sale italiane a marzo. È un film che promette grandissime risate. Qui a Sorrento faremo vedere diverse clip. Siamo sicuri di riuscire a suscitare grande ilarità tra gli spettatori. E comunque pensate per il futuro di procedere su questa strada? Perché comunque mi ricordo molti film distribuiti appunto dalla BIM che hanno detto spesso qualcosa di molto interessante. Mi viene in mente per dire Her o anche il caso Spotlight che è reduce dalla vittoria di un po' di Oscar l'anno scorso. Quindi insomma suppongo che sarete anche speranzosi per i prossimi anni. Sicuramente sì, noi stiamo già approntando il listino del 2018 e abbiamo diverse anticipazioni, alcune delle quali
riveleremo qui a Sorrento, ancora le tengo segretate, diciamo, ma tra poche ore verranno disvelate. Il listino in particolare, non di questo semestre, ma del prossimo semestre, promette dei grandi titoli, alcuni dei quali siamo sicuri che concorreranno agli Oscar. Gli Oscar sono il nostro DNA, ricordo che la BIM è l'unica società indipendente italiana ad aver distribuito 3 film negli ultimi 6 anni che hanno vinto il premio Oscar come miglior film, quindi su questo noi, insomma, di questo noi andiamo parecchio orgogliosi e siamo sicuri che questa è un po' nel DNA della nostra azienda, quindi sicuramente cercheremo di puntare su film come Her, film come il caso Spotlight che hanno dato veramente grande lustro al nostro listino degli anni precedenti. D'accordo, io Damiano ti ringrazio per averci concesso questa intervista. Grazie a voi. Ragazzi, noi qua da Film Is Now è tutto e direi che ci vediamo alla prossima intervista. Ciao a tutti, ciao, un saluto. Grazie Damiano. Vi vorremmo sempre bene, questo non cambia il nostro amore per voi, capito? E forse non ci separeremo. Rimarremo tutti insieme qui. Sono tornato, ho finito prima. Rispetta i tuoi giorni, Boris. Io, i miei, tu i tuoi. Papà! No, tocca a me oggi, cara. No, tocca a me. Tocca a papà. È vero, lei i suoi Marco. Giorni, lui i suoi. Dove vai? Parto per il weekend, lo sai? Quando comincerai a cercare? Che cosa? Un posto per te. Quando mi compri le scarpe da calcio? Settimana prossima. Hai mangiato tutto il formaggio? Smettila di mangiare le cose delle bambine, capito? Tieni, per il formaggio. Dovrebbero bastare. Prendi quello che ti spetta e vattene. La metà. Un terzo. La metà. Voglio la metà. Sei tu che non molli e non molli perché non vuoi che io me ne vada. My chance is getting tight. Una cenetta fra amici? Devo andare via? Cosa? Avete scelto da che parte state? Ma no, ma che stai dicendo? Che faccio a sbattuta? Vuoi che ti porti qualcosa? A che gioco giochi? Cos'è questa pagliacciata? Ma io sono giusta, più che giusta. Ti offro più della tua parte. No, la tua parte va contata senza i lavori. La mia parte invece con i lavori. Non sono più innamorata. Una volta si riparava tutto. Si riparavano calzini, frigoriferi. Adesso si butta. Al primo problema si butta. Compreso nella coppia. Cala il desiderio? Si butta. Dopo l'amore, dal 19 gennaio al cinema.